Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Un video che ho paura di fare, sinceramente. Un video test in cui testo uno strumento, un aggeggio molto in voga sui social, su YouTube, su Instagram. Un aggeggio di skin care comunque per la pelle. Potrebbe essere dannoso, non so come va a finire. Quindi facciamo i preamboli ora, perché poi dopo non so se sarò ancora viva e se avrò ancora questa faccia. Se vi piacciono questi tipi di video, fatemelo sapere con un like o con un commentino, così ne farò più spesso. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdere nessun video. Ok, iniziamo. In questo video testeremo questo strumento qui, che sarebbe l'aspirapolvere, no? Che sarebbe l'aspirapolvere dei punti neri, cioè un aspira punti neri. Sono stata contattata da questa azienda che produce questi strumenti, quindi ho accettato di provarlo, quindi lo proveremo in diretta proprio ora. Io ancora non l'ho mai provato e ho visto comunque dei video in giro e molti hanno avuto dei risultati non troppo positivi e altri invece si sono trovati bene, però la maggior parte no. Quindi voglio provarlo e recensirlo con voi e vedremo in diretta cosa succederà alla mia faccia. A parte questo, mi hanno inviato anche quest'altro prodotto qui. Comunque io vi lascio il link dei prodotti nell'info box se siete interessati. Questo comunque è il prodotto a cui ero interessata di più, perché praticamente è un gel all'aloe vera con all'interno anche l'acido ialuronico. Come si apre così? Ah, che bello! Eccolo qui, ragazze. È un gel di aloe vera con all'interno anche l'acido ialuronico. Ha la consistenza del gel d'aloe vera. Questo è perfetto magari se avete la pelle secca, se avete la pelle comunque infiammata, arrossata dal freddo, dal vento, è perfetto. Comunque dopo la depilazione è perfetta comunque per eliminare i rossori e per rinfrescare la pelle. Non ha profumazione, è molto delicato. Questo praticamente va usato dopo aver usato l'aspirapunti neri, che comunque potrebbe comportare dei rossori. Iniziamo a spacchettare l'aggeggio magico o infernale, ora vedremo. C'è anche il libretto di istruzione all'interno, è fatto in questo modo. Vedete, ci sono all'interno questi che sono dei gommini da eliminare e sostituire, perché poi saranno prendi di punti neri, di schifezze. Ok, questo è l'aggeggio, eccolo qui. Questo è l'aggeggio, l'aspirapunti neri. E queste sono le varie testine che hanno vari utilizzi. La cosa importante è che c'è il libretto di istruzioni anche in italiano, quindi si capisce bene ogni cosa a cosa serve. Questa è la piccola testina rotonda in silicone, vedete? È una piccola testina circolare che può essere mirata sul naso, nelle zone in cui abbiamo i punti neri, per aiutare a rimuovere i pori. E quindi è un'aspirazione molto debole e delicata, adatta per le pelli sensibili. Io penso che utilizzerò questa per non rovinarmi il viso. Poi c'è questa invece, che è la testina ovale, che leviga le aree con linee sottili, ad esempio il contorno occhi, gli angoli della bocca, massaggio all'interno della pelle che previene la formazione di rughe d'espressione. Anche questo mi servirebbe, vedremo, un po' paura sinceramente. Poi c'è quella che praticamente usciva già, questa qui, la testina grande, ecco, che è quella meno delicata, quindi penso che non utilizzerò. Mette milioni di microscopici cristalli sulla pelle con alto assorbimento per rimuovere le cellule morte della pelle. Delicato sulla pelle rispetto a tradizionali trattamenti facciali di dermoabrasione. Poi c'è questa invece, che è luminosa, ragazze, che serve per massaggiare, sollevare e stimolare la microcircolazione, flusso sanguigno. E poi per finire c'è questa invece, vedete, che non è aspirante ma praticamente dei buchini sopra. La testina che si mette quando, perché oltre a rimuovere i punti neri emette anche luce rossa e luce blu questo strumento. La luce blu ha l'effetto di restringere i pori e può essere usato dopo aver rimosso i punti neri. Invece la luce rossa ha un effetto di ringiovanimento, tonicità alla pelle. Può essere utilizzata insomma sia sulle guance che sul naso. Questo è lo strumento magico. All'interno esce anche il filo USB, dimenticavo di dirvi, e infatti io l'ho caricato e ora è carico, e comunque resta carico per molto tempo, c'è scritto, e è semplicissimo da utilizzare, basta premere qui e si accende, vedete? E comincia a vibrare. Praticamente se premete solo una volta è a livello 1, quindi quello più delicato, se premete due volte a livello 2, quindi medio, e se premete tre volte invece è livello più forte, che aspira molto, infatti si sente anche dal rumore. E infine se premete di nuovo si ha la luce blu, l'emissione della luce blu, che va utilizzata dopo aver aspirato i punti neri, e invece la luce rossa che serve per levigare la pelle. Non ho il coraggio di usarlo, ragazze, lo spento. Ok, togliamo questa che non serve a nulla e mettiamo quella tappino in silicone che serve ad aspirare i punti neri.
ho visto svariati video, comunque all'inizio c'è un effetto di rossore sulla pelle. Io sinceramente lo utilizzerò soltanto sul naso, prima di tutto perché il naso è la parte meno delicata del mio viso, e poi proprio perché solo sul naso ho i punti neri, ho molti punti neri, quindi lo utilizzerò sul naso, e sul viso, sul resto del viso no, perché ho paura che mi restino delle macchie. Comunque una pelle molto delicata sul viso, quindi evito. Accendo, questo è il primo livello. Ok, iniziamo. Ok, si devono fare dei movimenti leggeri, non stare troppo tempo sulla zona, insomma, perché altrimenti si potrebbe arrossire. Pensavo peggio sinceramente, però non riesco a fare proprio dei movimenti circolari, perché boh, sembra che non funziona. Faccio così, faccio a livello 1, forse dovrei fare il livello 2 per farlo funzionare meglio, vediamo. Passiamo a livello 2. Ok, sì, fa più male, però non tanto, devo dire la verità ragazze. Nei video sembrava che la gente soffrisse un sacco, ma a me non sembra che si soffri chissà quanto, perché forse ho utilizzato questa qua col silicone che protegge molto la pelle. Ma niente di che, il naso si sta arrossendo effettivamente, però non è che questo dolore, ma niente di che insomma. Io ho il naso comunque pieno di punti neri e non liscio, ecco, quindi lo sta rendendo molto liscio, insomma non fa malissimo. So che non è un bello spettacolo comunque. Ragazzi, sono andata anche in bagno allo specchio, comunque ecco, basta fare così, ho capito ora il movimento, cioè bisogna premere e tirare all'ingiù, premere e tirare all'ingiù, in questo modo aspirerete. In questo modo fa un po' più male sinceramente, però non chissà quanto. Pensavo molto peggio dei video che ho visto. Comunque sono andata a vedermi allo specchio, ho il naso un po' rosso, però devo dire la verità, i punti neri sono stati eliminati. Io sul mio naso ho tantissimi punti neri e quindi me li ho aspirati, devo dire la verità, forse sono l'unica, ma in tutti i video che ho visto c'è, cioè, situazioni tragiche. Invece a me, devo dirvi la verità, ha eliminato i punti neri, le ha svuotati, ecco, le ha rimossi. Mi è piaciuto l'effetto, il naso è liscissimo. Certo bisogna fare attenzione, ho utilizzato sia la velocità 1 che la velocità 2. Non so sul resto della pelle, magari che è più delicato, sul resto del viso, però sul naso promosso. Ora elimino questa testina e metto quest'altra testina qui, che è per la luce. La luce blu. La luce blu che serve, come c'era scritto, proprio per continuare insomma l'aspirazione dei punti neri. 2, 3. La luce blu, ok. Basta insomma fare così. Applicare questa luce blu. Boh, non sento nulla, non so cosa serve questa cosa. Diceva per rimuovere i punti neri che aveva aspirato, le scorie, boh, io non sento nulla. Questo mi sembra una cavolata, però prima ha funzionato. Ora mi applico sopra il gel di aloe vera con acido. Che dire ragazzi, esperienza abbastanza positiva. Certo fa un po' male, certo vi ritroverete la pelle un po' rossa, però sul naso ha un buon effetto comunque, punti neri li aspira, il naso è un po' più liscio. Ecco, esperienza per me abbastanza sufficiente, non male direi, non male. Il rossore sta andando pian piano via, poi utilizzando il gel d'aloe vera si è quasi tolto. Il naso lo sento veramente liscio e non ho più punti neri, quindi io mi sento di promuoverlo questo strumento. Io l'ho utilizzato però soltanto sul naso, magari sul viso con più accortezza utilizzando la velocità 1, perché sul naso ho utilizzato velocità 1 e 2 e fa male, ma un male molto leggero e sopportabile, con fastidio proprio perché sta aspirando i punti neri. Non male, diciamo che l'effetto che avete quando fate una maschera viso, una maschera punti neri che vi elimina i punti neri, è lo stesso effetto. Funziona però sul naso, magari sul resto del viso non lo farei io sinceramente, perché possono formarsi delle macchie, quindi meglio la maschera viso. Però sul naso non male, direi non male. Se volete un effetto subito istantaneo di eliminazione dei punti neri, ci sta, ci sta. Prezzo che potete ogni tanto alternare con la classica maschera all'argilla o al carbone nero che elimina i punti neri. Esperimento riuscito. Fatemi sapere nei commenti se avete mai provato questo strumento, cosa ne pensate. Magari a voi non ha sotto i punti neri. Fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza e fatemi sapere anche se vorreste che io sperimentassi, recensissi qualsiasi altro prodotto di bellezza un po' particolare e diverso dal solito. Sapete che a me piace comunque rispondervi e scambiare delle opinioni e dei consigli per quanto riguarda la pelle. Quindi il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e vi mando un bacio grande. Ciao!